Con determinazione e grinta, Eleonora Giorgi sta combattendo una strenua battaglia contro il tumore al pancreas. Affronta ogni ciclo di chemioterapia come una leonessa, con coraggio e resilienza. Dopo un primo trattamento difficile, l'attrice riappare sui social condividendo dettagli intimi della sua esperienza in un toccante video. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto. Semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille! Eleonora Giorgi rivela che la prima sessione di chemioterapia è stata particolarmente ardua, ma la sua tenacia l'ha portata a superarla con successo. Nonostante le sfide, il 19 dicembre si prepara con determinazione per il secondo trattamento. In un'apparizione televisiva su Pomeriggio 5, affronta argomenti di attualità senza tralasciare la sua salute. A 70 anni, Eleonora Giorgi si mostra nella sua casa, condividendo un breve video che racconta il suo percorso fino a quel momento. Rassicura i suoi follower sulle condizioni di salute e ringrazia calorosamente per il sostegno ricevuto tramite Instagram durante il periodo di silenzio. "Eccomi tornata", annuncia Eleonora Giorgi con forza. Dopo una prima chemioterapia difficile, è riuscita a superarla e si prepara ora per la seconda sessione. Nonostante le difficoltà, si concede il lusso di truccarsi e pettinarsi, dimostrando così la sua determinazione nel recuperare un po' di normalità nella sua vita. Ringrazia i suoi seguaci per gli auguri e si dichiara immensamente grata per il sostegno ricevuto con coraggio. Eleonora Giorgi affronta la prospettiva della chemioterapia con una promessa di rimanere forte come un soldato. Chiede auguri per il prossimo giorno e invia un affettuoso bacio ai suoi fan, concludendo con un sentito: "Vi voglio bene". La sua forza e positività emergono nonostante la durezza della situazione, ispirando chi la segue. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto: semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille!